a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Vi ricordo che in descrizione ho indicato il link del mio sito web dove voi potete trovare tutto il materiale didattico degli argomenti sin qui svolti e per poterlo scaricare è sufficiente solamente iscriversi al sito ed è tutto gratuito. Fatta questa premessa, oggi vediamo di parlare di acidi e basi. E la prima teoria che andremo a considerare è quella di Arrhenius. Questa teoria è stata la prima teoria chimica che ha avuto una certa valenza, ma col tempo ha subito delle profonde modificazioni. Per quale motivo? Per il semplice fatto che l'essere sostanza acida non significa necessariamente liberare ioni H+, né il comportamento basico è definito dalla possibilità che una sostanza possa liberare ioni OH-. Infatti vi sono numerose sostanze che pur presentando idrogeni e gruppi ossidrili non li liberano in soluzione e hanno comunque un comportamento che può essere o acido o basico. Così come ci sono moltissime sostanze che sono prive di idrogeni e di gruppi ossidrilici e che si possono comportare da acidi e da basi. Un'altra limitazione della teoria di Arrhenius è che questa è esplicitamente valida soltanto se consideriamo delle soluzioni acquose. Bene, vediamo un attimino cosa definisce Arrhenius come acido. Arrhenius definisce acida quella sostanza che in soluzione acquosa riesce a liberare ioni H+. Consideriamo la prima sostanza che è l'acido cloridrico, la quale si dissocia completamente in ione H+, più ione Cl-. Precisiamo che in realtà non dovremmo scrivere H+, ma H3O+, ma questo aspetto lo andremo a considerare quando tratteremo le altre teorie di acidi e di basi. Possiamo dire che Arrhenius aveva definito gli acidi come monoprotici oppure poliprotici. Un acido si dice monoprotico quando può liberare un solo ione H+, poliprotico quando può liberare più ioni H+. Altro aspetto importante che magari adesso accenniamo è che questi elettroliti possono essere forti oppure deboli. L'elettrolite è forte quando si dissocia totalmente in soluzione acquosa, in questo caso per esempio l'acido cloridrico è un fortissimo elettrolita che si dissocia in ione H+ e ione Cl-. Consideriamo un altro elettrolita fortissimo, un altro acido, che è l'acido nitrico, che si andrà a dissociare totalmente in ioni H+ e ioni NO3-. Prendiamo un acido debole, per esempio come l'acido cianidrico. L'acido cianidrico, difatti, è poco dissociato, il suo valore, la sua costante è circa 10 alla meno 10, quindi può essere considerata come totalmente indissociata. In questo caso noi, poiché si crea un equilibrio, possiamo scrivere quindi H+, più Cn-. Il discorso cambia un attimino quando andiamo a considerare gli acidi poliprotici, in quanto gli acidi poliprotici non liberano in un'unica soluzione tutti gli idrogeni disponibili, ma possono liberarli in più step. Consideriamo l'acido solforico, che è un acido poliprotico forte, quindi H2SO4. Possiamo ammettere che la prima dissociazione, cioè il fatto che l'acido solforico perda un ione H+, è totale, H+ più HSO4-. Infatti la sua costante ha un valore di circa 10 alla quinta, quindi è fortissimo. Il discorso cambia invece quando dobbiamo andare a considerare il secondo grado di dissociazione, cioè che HSO4- non ha una dissociazione totale come la prima, bensì ha una parziale dissociazione, e quindi possiamo scrivere H+ più SO4-, e la sua costante ha un valore di circa 10 alla meno 2. Quindi vedete, perdere il secondo idrogeno in questo caso presenta una maggiore difficoltà. Se andiamo a considerare
e un acido debole come per esempio l'acido ortofosforico o l'acido fosforico, l'acido fosforico presenta 3 idrogeni, H3 più 4, e quindi presenta 3 gradi, 3 possibilità di liberare gli ioni H+. Però poiché è un acido molto debole, in realtà troveremo una serie di equilibri in cui, spieghiamo, il primo equilibrio è sequente, più H2 più 4 meno H2 più 4 meno. Le freccette stanno a indicare che ci troviamo di fronte a un equilibrio, più H più 4 meno meno, H più 4 meno meno si dissocia, più PO4 meno meno meno. Se andiamo a considerare le costanti di dissociazione, ci accorgeremo che avremo questi valori, il K con 1 è circa 10 alla meno 3, quindi poco dissociato. Il K con 2 è di circa 10 alla meno 8 e il K con 3 è di circa 10 alla meno 13. Quindi possiamo considerare la dissociazione di due idrogeni praticamente trascurabile. E quando abbiamo a che fare con acidi deboli, come in questo caso, si generano quelli che si chiamano equilibri di coesistenza. Cioè, cosa vuol dire? Che in soluzione acquosa noi troviamo, a seconda del grado di dissociazione, tutte le specie chimiche che abbiamo proposto in questo esempio. Passiamo adesso alla definizione di base, che ricalca un pochettino quello che abbiamo detto fino adesso. Arrhenius definisce base quella sostanza che in soluzione acquosa libera ioni OH-. Le basi classiche di Arrhenius sono gli idrossidi dei metalli alcalini. Anche in questo caso abbiamo basi monossidriliche, come il caso dell'idrossido di sodio, e basi poliossidriliche. L'idrossido di sodio è una base fortissima che si dissocia totalmente in Na più OH-. Consideriamo una base forte che è l'idrossido di calcio. L'idrossido di calcio si comporta un pochettino come abbiamo detto per l'acido solforico, cioè ammettiamo che la prima dissociazione sia totale, io ora indico col più la carica positiva in quanto abbiamo perso un gruppo ossidrilico, e la seconda dissociazione invece è una dissociazione parziale, quindi K più OH-. Anche in questo caso, quindi come l'acido solforico, definiamo la prima dissociazione totale, la seconda sarà invece una dissociazione parziale, in quanto non tutto questo ione andrà a dissociarsi. Se andiamo a considerare invece un idrossido debole, quindi una base debole di Arrhenius, come per esempio l'idrossido di zinco, è una base debole, quindi in questo caso abbiamo delle parziali dissociazioni, quindi la prima verrà scritta in questo modo, più OH meno, la seconda, quindi più equilibrio, ZN più OH meno. Anche in questo caso, se noi andiamo a considerare i valori delle costanti di dissociazione, il primo, la K con 1, in questo caso ha un valore di circa 10 alla meno 5, quindi praticamente poco dissociato, e K con 2 addirittura valore di circa 10 alla meno 13, quindi possiamo considerare la seconda dissociazione come una dissociazione improbabile. Bene, io ho terminato questa breve lezione sugli acidi di Arrhenius, perché sono estremamente semplici, anche perché negli esercizi che andremo a fare molto spesso utilizziamo lo ione H+ e lo ione OH-. Quindi ai ragazzi rimane più facilmente in testa scrivere H+ e OH- anziché H3O+. Bene, nella prossima lezione tratteremo le basi e gli acidi secondo Bronsted-Lowry,
e nella terza lezione andremo a definire il concetto di acido e base, quindi la teoria più completa, che è quella di Lewis.